e ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora tocca a voi Arianna e Matteo. E ok, andiamo a giocare a questo nuovissimo gioco per Nintendo Switch, davvero davvero bello, ve lo consiglio. Mi è piaciuto subito quando ho visto le varie immagini, il trailer. Penso che sia bello. Il caricamento ci sta impiegando un po', ma ecco qua. Attenzione, le attenzioni vi danno di già. Caricamento. Il caricamento è un po' lungo, ma non tanto, però penso che sia un bel gioco. Magari ci impiega un po', però dopo è totalmente fluido e buono. Bisogna vedere questo. Ringraziamo la casa che ce l'ha dato, gli sviluppatori che ce l'hanno dato, ringraziamo moltissimo. Ok. Non vedo, non sento ancora l'audio, però guardate che bella l'aurora boreale che c'è. Ah, ecco, è una bella cosa questa. Confermiamo. Nuovo. Episodio 1. Metto Teo come solito. Beh, va bene lo stesso, nome della storia. Sentite la musica che bella. The Telok Drark. Spero di averlo detto giusto. È il nome del gioco questo. Ok, vediamo cosa dobbiamo fare. Sembra che in prima persona, con solamente le mani si vedono, solamente le mani. Però noi con il controller dovremmo andare bene. Sarebbe stato più bello col VR, però se è con le mani che si vedono solo le mani, però vedremo adesso. La grafica è spettacolare, anche come sono stati disegnati i personaggi. Oh,
Sì, dovrebbe essere prima persona con solamente si vedono solo le mani. Sì. Ok. Dodici ore prima. The Joker. Seems about right. Ok, vedete, possiamo muoverci, ma siamo sempre in prima persona. Per informazioni, schiacciare meno. Teniamo premuto A e si apre la porta, ok. Guardiamo bene tutto perché potrebbe esserci qualcosa. Prendiamo questo. Ok, inquadrandole bene col punto si riesce a prendere e capire quale stiamo vedendo, di quando stiamo prendendo. Allora, la voce non è tradotta in italiano, ma i sottotitoli sì. Ok, qua niente. Ah, vediamo questo cosa ci diceva. Vediamo se ci apre le porte. No. Perciò o prendiamo... Ah no, aspettate un attimo perché c'è anche uno... Il bagno. Prendiamo anche questo, ci può servire. No. No, nemmeno questo. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare giù di qua. Niente. Ok, allora, obiettivo del diario. Ok, ci dice di... Ok. Ah, i ricordi, ok. Hai freddo. Se ho freddo devo prendere questo. Non capisco, non... Ah, però c'è una scala. No, non possiamo salire.
Ci manca qualche cos'altro per accendere il fuoco. Per accendere il fuoco ci vuole qualcos'altro. Ok, sopra qua c'è qualcosa. Un altro giornale. Fiammiferi, questo dovrebbe essere per aprire. Accendiamo il fuoco. Vedete che si sta accendendo, davvero bello come gioco. Esplora Hugo, perciò vuol dire che ora si potrebbe uscire, da quello che capisco. Forse. Fai un sonnellino, perciò andiamo in questa stanza qua e andiamo nel letto. Ok, facciamo un sonnellino. Ecco, seconda parte. Jack Rabbit, remote transport. Mackenzie speaking. Well, slow down, Molly. What are you talking about? Guardate la grafica che bella del personaggio. It's okay, Molly. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah, years. I haven't heard from you since. I know, I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you? I mean, are you sick? No, no, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after. Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since. I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie, Will, I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. When it's getting worse. Vedete fuori com'è? Davvero, davvero realistico. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie.
You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I sottotitoli sono sotto la grafica che ho messo, non ve li fa vedere. Però poi la cambierò perché voglio cambiarla e farla più bella. Perciò dai prossimi vedrete anche le scritte sotto che è meglio. Ok ragazzi, allora siamo arrivati fin qua. Continueremo su Twitch, perciò non perdetevelo. E con questo è tutto, come sempre. Grazie per averci dato il gioco agli sviluppatori, grazie mille. Vorrei, perciò ci vediamo su Twitch e con questo è tutto. Ci vediamo alla prossima, sempre e soltanto Nintendo. Ciao ciao!